Roberto Semmer, siamo davanti all'ex Ederna, cosa si può fare per recuperare quest'area grandissima? Allora, l'area dell'ex Ederna non va vista da sola, ma va vista in insieme di aree strategiche che ci sono su Pergine. Una appunto è questa, un'altra è l'area delle scuole ex Andreatta, un'altra è le scuole Rodari e l'altra ritengo possa essere l'area Brickman. Sono tre aree che vanno viste nel loro insieme, vanno viste nell'ambito della revisione del piano urbanistico di Pergine. Questo potrebbe diventare un cuscinetto tra la zona industriale o perlomeno tra quello che resta della zona industriale e il centro abitato di Pergine. Non vedrei male, per esempio, compatibilmente con le modifiche che devono essere fatte al piano regolatore, il trasferimento di uno degli edifici scolastici, tipo per esempio la scuola Andreatta. Poi dovrà essere rivisto il tutto appunto in base a una revisione di tutto l'assetto urbanistico di Pergine. Allora, Marco Osler, siamo davanti all'ex Cederna. Cosa si può fare per quest'area grandissima alle porte di Pergine? Ma partendo dal progetto in essere e a suo tempo approvato, si può fare una verifica delle effettive necessità adesso, delle destinazioni a cui si era attivato appunto la redazione del progetto. Da lì possiamo verificare la necessità di cambi di destinazione per quelle che necessità sia pubbliche che private che attualmente emergono. Naturalmente non possiamo dimenticare che è l'area che collega il centro di Pergine con l'area produttiva e quindi dobbiamo arrivare a una definizione dell'intera zona sul discorso del recupero complessivo. Siamo a Villarosa, un altro nodo importante per Pergine. Sì, senz'altro Villarosa è un nodo importante, adesso i lavori sono in fase di ultimazione, probabilmente il trasferimento verrà effettuato già in estate, presumo autunno, sicuramente verrà inaugurato comunque. E rimangono comunque qua degli spazi che sono assolutamente vuoti, non hanno una destinazione. Noi dobbiamo cercare di dare una destinazione appunto a questi spazi. Una proposta nostra è per esempio la realizzazione di un hospice che a Pergine manca, oppure di un centro per risveglio, che anche questo potrebbe essere interessante. Un'altra cosa che noi dobbiamo cercare di fare è sfruttare quelle che sono le potenzialità del Villarosa per le strutture che hanno al loro interno. Noi abbiamo diverse palestre e palestrine, abbiamo una palestra, ci sono due piscine, c'è un teatro da 250 posti che il pomeriggio, per esempio, tutte queste strutture non sono utilizzate per attività ospedaliera, potrebbero essere attraverso una convenzione con l'azienda sanitaria utilizzate per tutte quelle attività che attualmente vengono fatte nelle strutture comunali, nelle palestre, e potrebbe essere data appunto con questa convenzione, potrebbero essere dati questi servizi ai cittadini di Pergine. Siamo a Villarosa, un altro nodo importante e strategico per Pergine. Come può essere utilizzata questa struttura? Ma innanzitutto deve essere trasferita da subito l'attuale struttura di Villarosa. Definire assieme alla provincia quali e l'azienda sanitaria quali altre attività devono essere inserite per occupare tutti i posti disponibili. Utilizzare poi nel periodo di morti dell'attività sanitaria le palestre e le piscine che ci sono e possono essere in convenzione con l'azienda sanitaria utilizzate da parte del comune per le attività ginniche ma anche e soprattutto rieducative. È poi importante completare il discorso con la provincia per quanto riguarda l'intera area dell'ospedale psichiatrico e dare via così a quella riorganizzazione generale in modo che possa diventare il vero il polmone di Pergine, il vero polmone sanitario di Pergine, come un tempo era l'ex ospedale psichiatrico. Siamo davanti a Casa Artigianelli, quali sono i programmi per quest'area di Pergine? Ma intanto dobbiamo aspettare che la provincia autonoma di Trento e gli artigianelli concludano quelle che sono le trattative per lo scambio tra questa struttura e la struttura a Trento. Dopodiché io ritengo che questa debba mantenere quell'identità che ha sempre avuto, cioè di luogo di formazione, cioè deve appunto
contenere tutte quelle strutture legate all'ambiente scolastico e all'ambiente vicino al lavoro comunque. Potrà comunque essere utilizzata come sempre è stata utilizzata finora, come serbatoio per tutti i vari istituti scolastici di Pergine. Credo che anche un contatto o un rapporto con quelli che sono la formazione relativa all'agricoltura, visto gli spazi che ci sono in giro, possa anche essere idoneo. Siamo davanti a Casa Artigianelli, quali sono i programmi per quest'area? L'augurio è che la provincia concluda più presto la trattativa con i padri pavoniani in maniera da avere la struttura a disposizione per quanto riguarda destinarla alla formazione in particolare nella linea dei pavoniani, ma soprattutto utilizzare parte della struttura anche per le esigenze dell'Istituto Superiore Marie Curie e come struttura di scambio per interventi sulle scuole del Comune di Pergine. È una struttura che deve risaltare per l'importanza a livello sovracomunale, quindi necessità di intervento in quel senso. Siamo a San Cristoforo, quali sono i programmi, i progetti per questa vasta e bellissima zona turistica? Ma allora, San Cristoforo bisogna rivedere un attimo le cose. E qui la situazione si è bloccata per le note vicende. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo assieme a tutti quelli che sono gli attori, cioè i proprietari, le associazioni, l'amministrazione comunale, però comunque San Cristoforo va visto non da solo, ma assieme a tutta l'offerta turistica che vogliamo dare al Comune di Pergine. Va visto assieme per esempio alla Panarotta, va visto assieme al conoide di Susà che abbiamo di fronte, va visto assieme alla collina di Ischia che abbiamo alle spalle. Qui bisogna cercare di far tornare quel turismo di delle famiglie che c'era una volta. Bisogna che sia collegato a quello che è anche lo sfruttamento della Panarotta, eliminando a mio parere assolutamente l'idea dell'impianto da fondovalle con una riqualificazione leggera della Panarotta, un collegamento con la Val dei Mocheni. Qui abbiamo delle potenzialità dal punto di vista economico e turistico che sono 10 volte quelle che sono per esempio il lago di Caldaro. Abbiamo le possibilità che anche il lago di Garda per quanto riguarda il mountain bike. Abbiamo una palestra naturale per gli sport acquatici, per gli sport per le biciclette, per la corsa, per il trail. È un peccato non poterlo sfruttare, anche perché i costi per realizzare questi tipi di strutture sono praticamente zero, abbiamo la natura che ce li ha già dati. Siamo a San Cristoforo, quali sono i progetti e i programmi per quest'area turistica? La nostra linea è ripartire dal concorso di idee bandito dalla passata amministrazione e da lì elaborare una proposta da condividere con le forze politiche in primis, poi con la popolazione e con i privati e gli imprenditori della zona di San Cristoforo. Da lì deve essere una proposta diciamo, rispettosa dell'ambiente, che si inserisce nel paesaggio e che si coordina con l'accordo del programma con gli altri comuni riveraschi, accordo sottoscritto nella passata amministrazione appunto per il recupero delle sponde del lago di San Cristoforo. A questo va aggiunto il recupero dell'estimazione delle pendici della zona sopra Masobraito e della zona di Ischia, oltre alla zona di Castagnè. Il tutto però deve essere collegato con la Panarotta, con la Valle di Mocchini, con la Marzola. In questo può avere un sviluppo sia sport sport di montagna come sport di bicicletta e quindi abbiamo una possibilità in più da attirare nella nostra zona i turisti.